Gentili telespettatori, buona giornata. Prima vi racconterò la notizia e poi vi dirò se è vera questa notizia. Siamo nella trasmissione 4 di sera e c'è Claudia Fusani, giornalista. C'è Pietro Senaldi, condirettore di Libero. La Fusani dice: Salvini ha voluto il processo, l'ha chiesto lui. Andremo a vedere se è vero. Siamo nella trasmissione 4 di sera di Paolo Del Debbio. Si parla del processo Open Arms, dove vede il ministro dei trasporti Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. L'accusa è di aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave ONG spagnola Open Arms nel 2019. La nave che ha rifiutato diversi porti in diversi stati, ma i detrattori di Salvini dicono che non è vero, che se lo è inventato Salvini, che la ONG non aveva ricevuto nessuna offerta da nessun paese e da nessun porto. E dice Pietro Senaldi con ironia: sai, sì, sai com'è contento adesso Salvini? La Fusani però dice: tutti i ministri, come tu ben sai, come tutti noi sappiamo, per essere sottoposti a processo devono passare dal voto del Parlamento. Lui chiese ed ottenne di andare a processo, quindi lui ha voluto questo processo per portare avanti una sua legittima battaglia. Il diritto dei confini non può mai superare il diritto delle persone. Allora, la realtà è questa. Mi sono anche informato per bene. Infatti il mio ricordo era proprio questo. Quando a Salvini chiesero tre autorizzazioni a procedere al Parlamento, uno era la nave Diciotti, poi ce n'era un'altra. Nel caso della Open Arms, Salvini chiese espressamente anche ai suoi deputati di votare sì per l'autorizzazione a procedere. Quindi espressamente Salvini chiese di essere mandato a processo. Era il momento dove Salvini aveva il 34%, era appena successo il famoso papete, aveva fatto cadere il governo Salvini ed era convinto di andare alle elezioni anticipate e diventare lui il capo del governo. E aveva chiesto i famosi pieni poteri, cioè aveva chiesto: fatemi arrivare al 42%, perché con il 42% e quella legge elettorale lui sarebbe riuscito a diventare capo del governo senza alleati, cioè la Lega avrebbe avuto la maggioranza nel Parlamento, nel Senato, nella Camera dei Deputati e non avrebbe avuto bisogno di alleati. E ricordo che la Meloni disse: mando vai senza di me, guarda che nessuno è mai riuscito in Italia ad andare al governo da solo, non per chissà quale motivo, perché nessuno è mai riuscito ad avere quel 42-43% che serve per non avere alleati. La legge italiana non vieta il governo di un solo partito, è che nessuno è mai riuscito ad avere in Italia quel consenso del 42-43% che permetterebbe a un solo partito di avere la maggioranza dei politici. Alla fine poi lui non ci riuscì ad avere quella cifra lì e arrivò oggi all'8%, ma lui era convinto che gli italiani lo volevano premier, era convinto del governo Salvini e quindi in quel momento sfidò
e col senno del poi ovviamente sfidò e disse: mandatemi a processo, io non ho paura di nessuno, io non ho fatto niente di male, mandatemi a processo. Poi, quindi fu lui che chiese di essere mandato a processo, però, attenzione, poi ci fu un voto. Ci fu un voto e la nuova maggioranza che si era formata, grillini, piddini, perché i grillini non fecero cadere esattamente il governo come aveva pronosticato Salvini. Salvini non aveva capito che i grillini non avrebbero mai mollato il lavoro da 13.000 euro al mese. Gran parte veniva dalla disoccupazione, dalla precarietà, era gente che un lavoro da 13.000 euro non lo vedeva neanche col binocolo. Quindi i grillini, piuttosto che andare a casa, si allearono con i nemici del PD, perché il Movimento 5 Stelle era nato contro il PD. E quindi Salvini non aveva capito che questi non sarebbero mai andati a casa. Infatti una senatrice disse ai tempi: ma noi ci alleeremmo anche con Belzebù piuttosto che andare a casa. Come dire, noi ci alleiamo con chiunque, non andiamo a casa, non perdiamo lo stipendio da 13.000 euro al mese per l'ideale. Ma quale ideale? Qui vogliamo continuare a prenderci il 13.000. E successe che continuarono a prendersi il 13.000 al mese al Senato e il 12.000 alla Camera dei Deputati e si allearono con i nemici, con il PD, identificato come la casta parlamentare, no? Ecco, e così Salvini rimase fregato, finì all'opposizione e votarono contro di lui. Il PD, 5 Stelle, votarono contro di lui dicendo: vabbè, tanto lui ha chiesto il processo e noi lo mandiamo a processo. Ecco, questa è la vera storia. Salvini disse spavaldamente: mandatemi a processo, io non ho, niente, non ho fatto nulla, non ho niente da temere. Però quel 35-38% che aveva raggiunto si dissolse poi in pochi mesi, e quindi lui, che pensava di essere difeso da una moltitudine di persone che sarebbero andati con lui davanti l'aula del tribunale, lui avrebbe fatto vedere che aveva il popolo dalla sua parte, quel popolo è scappato a gambe levate a votare per Giorgia Meloni e ha lasciato Salvini da solo nell'aula del processo. Arrivederci a tutti e grazie.